Intanto siamo qui per sostenere convintamente il candidato Bianchieri sindaco, perché pensiamo che questa città, che è una città importantissima, possa avere una svolta in termini di una buona amministrazione, capacità di risolvere alcuni problemi anche comprensoriali che sono particolarmente delicati, che meritano di essere risolti, proprio grazie, diciamo, ad una capacità di leadership che sono sicura questo sindaco saprà avere. Quindi sostengo convintamente il mio partito, il Partito Democratico, e anche il sindaco Bianchieri. E sono venuta a dire che abbiamo lavorato molto sul tema dell'Aurelia Bis Sanremo Pian di Poma. Abbiamo ottenuto in passato, lo ricorderete senz'altro, il progetto preliminare da parte del Ministero. Ora sappiamo più o meno che la quantificazione della cifra, insomma, dovrebbe essere sugli 80 milioni. Stiamo lavorando per chiedendo al Ministero di aiutarci per le fasi ulteriori di progettazione e abbiamo avuto dal Ministero una sorta, come dire, di priorità nell'inserimento della realizzazione di quest'opera nella prossima convenzione tra Ministero e soggetto concessionario che vincerà, diciamo, la parte delle concessioni nel 2021. Quindi si tratta, come dire, di un risultato molto importante, anche se, come dire, ha una scadenza temporale ancora piuttosto lunga, però avere la garanzia, diciamo, che c'è una convinzione forte su quest'opera e che sarà posta, diciamo, al centro delle tematiche della prossima convenzione è un enorme passo in avanti. Io volevo avere questa occasione per dirlo, proprio perché penso che la realizzazione dell'Aurelia Bis sia funzionale alla fluidificazione del traffico di questa zona e anche a un aumento della capacità turistica e ricettiva di questa realtà. Quindi